Noi abbiamo fatto una modalità organizzativa che vedrà i bambini con una riduzione oraria, che sicuramente è necessaria, quindi l'ora sarà di 50 minuti, però in questi 50 minuti sono previsti anche tra un'ora e l'altra 15 minuti di pausa, in maniera tale da salvaguardare il benessere psicofisico. E quindi i bambini verranno a scuola dalle 8 fino alle 12, in maniera tale che potranno fare lezioni sincrone e asincrone. E questa è la modalità adottata da una delle scuole primarie di Bitontola, Giuseppe Cagliati. La dirigente, accordandosi con docenti e genitori, ha inteso garantire per i piccoli studenti la didattica in presenza, con la possibilità di integrare con la didattica a distanza. I bambini saranno a scuola per 20 ore settimanali, dalle 8 alle 12. Per il resto del monte ore, invece, gli studenti faranno attività asincrone a casa. Un modo per garantire anche ai più piccini della scuola elementare di poter apprendere stando in aula a gruppi con i propri compagni. Una modalità già adottata dalla scuola e già sperimentata anche la settimana precedente con l'ordinanza del governatore Michele Emiliano che sospendeva la didattica in presenza. La Cagliati infatti ha accolto i bambini speciali in aula assieme al 25% dei compagni. Io ho applicato il criterio del 25% della classe e quindi il 25% della classe veniva a scuola turnando. Come criterio avevamo scelto l'ordine alfabetico perché ci sembrava il più oggettivo possibile e quindi i bambini sono sempre venuti a scuola. Molti dirigenti inoltre hanno lamentato l'ingerenza del governo regionale anche nella giustificazione delle assenze, ma anche in questo la scuola si è organizzata garantendo un servizio mail specifico per comunicare le quattro diverse possibilità di giustificazione. Il genitore che appunto decide di non mandare il figlio a scuola lo deve comunicare, abbiamo individuato un indirizzo mail dove ci devono comunicare se il bambino è assente per salute, che può essere Covid, oppure se in quarantena fiduciaria in modo da poter fruire, oppure se sceglie quell'assenza come modalità di didattica a distanza. Uno dei problemi tecnici più rilevanti resta quello della connessione veloce che purtroppo ha costretto anche molti insegnanti ad utilizzare la propria rete in hotspot. Le scuole non hanno una connettività tale da supportare che tutte le classi siano collegate anche a casa con i bambini. Stesso problema rilevato anche dai genitori che però restano speranzosi. So che la scuola si sta attivando per la fibra, quindi sicuramente migliorerà. Sui bambini poi non c'è dubbio, la voglia di andare a scuola e di vivere la socialità è tanta, chiaramente adottando tutte le misure per evitare il contagio. I bambini sono contentissimi di ritornare a scuola. Loro hanno pianto quando hanno saputo che le scuole dovevano essere chiuse, quindi a mio parere, ma non solamente a mio parere, i bambini vogliono stare a scuola.